Forse era necessario, scomodo ma necessario. Perché? Vedendo come il centro città, lì la strada sfonda e qui sotto i portici, perciò è tutta sconnessa, c'è anche da cadere. Per niente, io preferivo qui. Portici Plinio senza auto e senza bus. La pedonalizzazione partirà lunedì sera alle 20. Una rivoluzione che inevitabilmente cambierà le abitudini di chi frequenta i mezzi pubblici che si fermavano in via Plinio. Il capolinea ai portici infatti sparirà e in centro resteranno le fermate Verdi, in zona Teatro Sociale, e Cavour. Da lunedì sera dunque nuovi percorsi e nuove fermate per i mezzi di ASF Autolinee. Una novità che però non sembra preoccupare gli autisti comaschi. E penso che se hanno fatto questo qualcosa ci sarà. Sarà comodo lo stesso, io penso, perché non è che è molto lontano, sono 100 metri e quindi non ci sarà un problema per l'utenza. Potrebbe essere un bene. Si allarga un po' di più la zona pedonale, si spostano un po' i bus. Bisogna vedere se la gente Non ci va. rimane contenta. È un carnaio, specialmente la domenica o il sabato, qui è un casino anche noi. È pericoloso anche per noi, quindi è meglio di là. Almeno la gente da qui può tranquillamente camminare beatamente e noi andiamo più tranquilli, siamo più spensierati. Se per molti autisti la convivenza fra bus e pedoni ai portici Plinio era ormai diventata impossibile nei giorni festivi, c'è chi pensa che il passaggio dei mezzi dal lungolago sarà altrettanto pericoloso. Marciapiedi stretti, la gente tende a scendere nel marciapiedi e noi siamo sempre a rischio. Noi rischiamo perché rischiamo la patente, così loro rischiano la vita in ogni caso. Poi percorrenze più lunghe, in più quando passerà la 1 qui dentro con i tre semafori a chiamata che ci saranno, perderemo in media 10 minuti a percorrenza. Ancora più preoccupati gli esercenti della zona che temono una riduzione di clienti. Già con la zona a traffico limitato ci hanno tagliato le gambe, speriamo che togliendo le fermate non siamo ancora più a terra, perché qua il passaggio effettivamente. Era meglio come era finora, cioè praticamente i bus che fermavano qua davanti, perché è una comodità estrema per le persone che si fermano e il passaggio che c'è di persone. Io vedo moltissime persone che anche entrano a chiederci. Ci sarà sicuramente un po' di scombussolamento, penso, all'inizio, poi dopo si abitueranno, però. La vedo in modo negativo sicuramente, perché comunque meno vuol dire sempre impedire l'accesso e comunque arriverà meno gente, quello è sicuro. Sicuramente saremo penalizzati.